qualità, leggerezza e divertimento sono le parole chiave che descrivono il primo festival nazionale del teatro popolare del Molise, Yam Bell, una stagione teatrale itinerante, 21 appuntamenti, 13 compagnie locali, 6 da fuori regione, che interesseranno 12 comuni molisani: Campobasso, Esernia, Termoli, Sepino, Casa Calenda, Venafro, Guglionesi, Civita Campomarano, Guardia Alfiera e Santa Croce di Magliano. Il festival non è solo spettacolo, sono previsti anche 2 concerti, corsi e laboratori. È un progetto che ci stiamo lavorando da un po' e siamo felici, ecco, di partire a Santa Croce, anche perché è la sede della WILT regionale, quindi partiamo dal nostro paese sperando che sia, ecco, una stagione teatrale, ecco, partecipata e bella sicuramente, perché ci sono 13 compagnie molisane, 6 compagnie di fuori regione. Io spero solo che questo festival, ecco, rimarrà un po' nella memoria dei molisani, perché è una cosa che nel Molise è la prima volta che succede, una stagione teatrale di 6 mesi che vedrà la partecipazione di 13 comuni e di 13 compagnie molisane più 6, come dicevo prima, di fuori regione, 2 concerti, 6 laboratori, quindi è una cosa secondo me che ha un certo tenore. Il primo spettacolo, 3 preti e una besciamella, della Compagnia dei Teatranti di Bisceglie, è andato in scena a Santa Croce di Magliano nell'Auditorium Il Platano. Una commedia ambientata nella sagrestia di una chiesa, un classico della comicità italiana. La dissacrazione dell'ipocrisia e del bigottismo, con una storia divertente e incalzante che prende ritmo sull'intreccio di 6 incredibili confessioni che poi risulteranno essere vere nel loro paradosso. La pandemia ha segnato gravemente il mondo dello spettacolo, ma ora c'è da parte degli addetti ai lavori la volontà e l'entusiasmo di ripartire, di riprendersi il palcoscenico, e degli spettatori di affollare le sale per farsi catturare dalla magia del teatro.